ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo a Singapore e sono all'interno di un bellissimo centro commerciale. Come vedete alle mie spalle è adornato con il tema natalizio. A breve siamo a Natale, per cui rispetto della tradizione cattolica che oramai si è diffusa in tutto il mondo, anche qui festeggiano il Natale. Sono in questo momento nell'area food dove mi sto accingendo a provare un bellissimo pranzetto, bello, e speriamo che sia altrettanto gustoso. Si tratta di cucina giapponese. Questo che state vedendo è del filetto di salmone condito alla loro maniera con... Ecco, questo piatto qui esiste anche, io l'ho visto già anche in Russia, non c'è riso chiaramente, però condito con la cipolla come si usa in Russia. Adesso proverò un bocconcino in modo da potervi dire se il sapore è quello che è, ma no, c'è anche una salsina da intingerlo dentro. Ecco, mi è caduto, spero di riuscire, non lo riuscirò più a ripescare, eccolo qua, in realtà l'ho ripescato. So che non sta bene parlare col boccone in bocca, però devo proprio dire che il filettino qui di salmone è veramente molto buono. Assaggiamo anche un altro bocconcino. Buono, c'è la cipolla, c'è la cipolla come la conosciamo noi, il bulbo, e c'è la cipolla, la piantina tagliuzzata a pezzetti. È veramente una pietanza molto buona, prelibata, eccezionale, e se sicuramente la cucina qui è superiore rispetto a quella di altri paesi asiatici tipo l'Indonesia o la Malesia. Qui è veramente superiore, costa anche di più, c'è anche da dire questo, e probabilmente questo gap di prezzo superiore fa sì che i prodotti siano un po' meglio, perché è chiaro che se l'ingrediente di base è messo meglio è anche più buona la cucina. Ecco, questo è il centro commerciale addobbato per il Natale. Ok, cari amici, continuate a seguirmi, ve la do io Singapore, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.